Prima settimana ci siamo concentrati sulla tecnica, soprattutto abbiamo fatto allenamenti individuali sia per le ali, pivot, terzini e portieri. Era campus, praticamente prima settimana erano allenamenti anche più, diciamo, divertenti, senza tanta preoccupazione delle cose tattiche. Andavamo su individuale correggendo anche gli errori tecnici che avevano e cercando di migliorare ognuno per posizione. Ecco. Invece questa settimana sono qua ragazzi, c'è il corso allenatori e fanno anche da presentatori e devono far vedere anche certe cose tattiche. Abbiamo provato qualche esercitazione che adesso fanno vedere questa settimana. L'atmosfera, dicevamo, perché sia soprattutto la settimana scorsa hanno fatto un lavoro i giocatori convocati specifico, particolare, come dicevi tu, anche insieme alle ragazze, a volte i due gruppi hanno lavorato insieme. Ecco, è una modalità di lavoro che come Federazione Italiana abbiamo iniziato a perseguire qui con questo campus. È tipo un camp che fanno, che nelle altre nazioni i ragazzi fanno, pagano per andare a questi camp dove, come ho detto, si lavora tanto sulla tecnica individuale, dove i ragazzi pagano per imparare qualcosa, invece qua avevano gratis a disposizione tecnici e le strutture e si fa insieme alle ragazze perché lì c'è poco, quasi niente del contatto e si può fare. Il fatto poi di lavorare all'interno del Centro Tecnico Federale in un'atmosfera tutta azzurra, tra virgolette, è chiaro che dà ancora più magia e aggiunge entusiasmo ai ragazzi. Sì, sì. Avere un palazzetto che si chiama Casa della Pallamano aiuta tanto, ragazzi che entrano dentro il palazzetto già vedendo i striscioni, questo colore azzurro e un'altra atmosfera. Anche i corsisti che sono venuti per prima volta erano molto meravigliati dell'ambiente in cui possiamo lavorare.